Ciao ragazzi, io sono Poco Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryota. E benvenuti a questo nuovo episodio di un amichevole con gli iscritti. Woohoo! Oggi mi stavo impappinando. No, non si era notato, tranquilla. È l'emozione, sono tipo 3 settimane che non gioco io. Sì, infatti, state tutti sfidando me. Mi state snobbando. Basta. Per cui oggi Tsuki, siccome è adirata, se la prenderà con lo sfortunato sfidante di oggi, ovvero Xion. Esatto. Un ritorno sul nostro canale, l'altra volta ci gioca io quando lui ancora aveva il suo vecchio account, quando giocava all'Euroclub. Oggi userà un nuovo account con un nuovo team e sfiderà Tsuki. No ragazzi, sono davvero arrabbiata, cioè io non sono una valletta in questo canale. Esatto, cioè non ci sono solo io. Lo so che vi divertite a battermi perché io reagisco in un certo modo ed è divertente, però cioè, giocate anche con Tsuki. 50. Esatto, ho mandato già la stanza, ha detto che arriva, quindi immagino che arrivi a breve. Nel frattempo, se vi state annoiando nell'attesa, passate a trovare i nostri amici di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook. E adesso aspettiamo che arrivi. Eccoci qui. Completamente cambiato nome. Seriamente, cosa sei? Un processore? No, la Core i9. Vabbè. Addirittura di quale generazione? Processore di computer. Allora, no, ma anche il nome Furky è una novità. Ah, sta cambiando. Mi raccomando, scegli quello più forte così mi legni. Vediamo come sarete di overall. Io penso di essere l'unico rimasto in Captain Tsubasa Dream Team che non ha superato il 1.000.000 di overall. Penso di essere ormai rimasto l'unico. Se ce ne sono altri, fatecelo sapere nei commenti, non siamo soli. Ah, giustamente. 1.050.000. Cavolo. Worse. Cioè, ti sta sopra i 34k all'incirca. Non è poco, 34k. Nel senso, ormai sono abituato a prendere le scopole da tutti, quindi... No, penso che avesse giocato contro me sarebbe stato sopra di tipo 100k, una cosa del genere. Perché io adesso non mi ricordo quanto sono con il nuovo team, ma prima ero sui 950k, quindi... Meno male giochi tu. Sono curioso di vedere un poco come l'ha modificato, perché ogni tanto ci parlava dei suoi progetti. Voglio vedere un attimo cosa è riuscito a realizzare. Questo è il mio. Con Tsuki che... schiera il suo nuovo Wakabayashi Genzo. Voglio ok, morire. Legami che escono dallo schermo. Voglio morire, io voglio piangere. Cribbio, bella squadra. Voglio piangere. Bella squadra. Ormai non c'è più la via di mezzo, o sei terribilmente forte o sei terribilmente scarso. Bella squadra. Bella squadra davvero. Sì, ma spero che tu non sia da Burundi. Konnichiwa. Vediamo un po' cosa si inventa Tsuki. Non è una partita banale, quindi. Ma sbaglio, non ti ha preso l'ultimo passaggio? Non sbaglio affatto. Io volevo andare lì da Raphael, però... Ho visto il tocco, quindi... Sì, anch'io l'ho visto. Però dai, ma... Non è avvenuto. Non l'ha visto il esatto. Gioco. Fantastico. Potrebbe andare qua a dire. No, non è vero. Non si dicono le bugie, sì. Attenzione, dribbling di Raphael. Se passa oltre avremo l'occasione di segnare. Che dribbling brutto. Seriamente, ma poi l'hanno disegnato malissimo Raphael. Cioè come... col motore di gioco. Sì. Allora. Interessante. Questo è un bel matchup. Interesting. Mi conosce? Mi conosce. Se te la prende anche. Non ho trovato un dribbling migliore, se state pensando come mai non ho un dribbling per Tsubarca. Anche perché i dribbling buoni ce l'hanno Tsubarca verde,
e il samurai. Il matchup della vita, ragazzi! Il matchup della vita. Anche io sono passata a Smith. Aspetta, ho provato il passaggio. Vediamo se grande Smith. Troppo forte Smith. Da quando me l'hanno consigliato anch'io, raga, lo uso sempre. Davvero, davvero, davvero forte. E non è un giocatore. Del rifulo. Che ha detto? Che ha detto? No, oh, ci sarà un faccetto. Occhio stesso. Però. Occhio però che c'ha il. Che ansia! C'ha il colpo vigoroso. Che asco che ti ha copiato la maglietta. Ho notato che mi ha copiato la maglietta. Io devo anche cambiarla a proposito, non per Xion ovviamente, ma perché. Dai, ma non si capisce nulla! Cosa ho visto? Cosa sta succedendo? Bella questa partita! C'era del lag cioè della partita in questo lag. Cosa vedi tu? Raffaele già scarico, fantastico. C'è chi spompa voi e chi spompa Raffaele. Non sta fare un cavolo con la... Esatto. ti ha fregato Xion, mi spiace. Non si capisce nulla. È wild. Fantastica questa partita. Riproviamo. E niente, Tsuki non capisce che c'ha un impeto esagerato quello. Provare. Figlia tutta la vita. Dai! Tsuki, c'ha un colpo vigoroso esagerato! Te l'ho anche detto! Ma non ha senso! 400 di impeto aveva Tsuki! No, vantaggio colore! Anche lui, ma per favore! Vantaggio colore! Più... Grazie, me l'hai passata! Ma cos'è sta partita? Decente! Ok, proviamo così. Qua nel frattempo piove a dirotto. Reggi fino alla fine della registrazione. Poi non fare... farci saltare la luce! Poi dobbiamo fare un altro video. LOL. Conto su di te! Bravo! Con quel passaggio bruttissimo. Allora... Quindi, nonostante... sia sotto metà stamina, c'è comunque 355 di impeto. Ah, finalmente! Levati dalle scatole! Perché ha deciso di non usarlo, attenti te l'avrebbe presa di nuovo. Non mi interessa. Che ansia! No! Senti, già sono sotto di Bond, sono sotto di stato, sono sotto di tutto, fammi fare qualcosa, no? Opta per il tiro. Cosa faccio? Giro pollice. È difficile giocare in queste condizioni, eh. Con la pioggia e tutto. Mamma mia, questi caricamenti lunghissimi. Tanto ti perdi proprio il 70% sì. Delle cose perché non capisci più niente. Decisamente. Certa. Infatti è fastidiosissimo giocare in questo modo, con i caricamenti infiniti. Perdi l'azione, quindi perdi anche la gestione del momento. Dovrebbe pararla easy questa. Cosa? Cosa? Cosa?
ragazzi, è stato un piacere, il video finisce qui, speriamo che vi siate divertiti. Cosa? Io non c'entro niente, ragazzi. Adesso capisco perché nessuno la vuole sfidare. Che sfidiamo Rio, che è più sfigato. Cioè, dai, vabbè, indecente questa cosa. No, ragazzi, c'è cioè, indecente questa cosa. Cioè, io sono ancora a boh. Vabbè che Gino è un messicano ed è un pollo, ma... Sì, vabbè, ma cosa sto vedendo? Dice, vabbè che Gino è un messicano ed è un pollo, però... Cioè... Cambiate portiere, non giocate con Gino, raga, è una disgrazia quel portiere, cosa vi devo dire? Cioè, è uno scandalo! Come cavolo ha fatto a prendere gol qui? Cioè, è indecente quello che ho appena visto. Non commento. È indecente. Non commento. Ah, quel vecchietto mi ha fatto un tiro. Adesso gli faccio vedere come parlano i messicani. Chi l'ha ribadita in rete? Misaki? Sì, c'è stato Misaki a buttarla dentro. Bellissimo. Niente, non posso fare nulla. Sei abbastanza a posto, direi. Cioè, non ti ha fatto un tiro in porta, quindi Genzo è tranquillo. E non è che hai dei sostituti. Penso che secondo me metterà qualcun altro adesso in porta, mi auguro. Dopo il fallimento di Gino. Beh, cioè... Okay. No, invece no. Quattro attaccanti. Come? Ma... È un modulo che a me non piace, quello, francamente. Però, vediamo. Magari... Ok. Hai appena rotto la legge non scritta che gli uomini salutavano col buongiorno di Tsubasa e le ragazze col buongiorno. Ma dove c'è scritto? Hai fatto una legge non scritta. Usate i timbri che volete, raga, ovviamente si scherza. Punta tutto su Roberto Ongod Verde. Uno due la metà a campo. La poltrona che oggi ho un po' di mal di schiena. Tranquilla. Tempo di entrare in aria. Non ha tirato. Allora. Io un blocco lo farei prima. Sì, anch'io. Pensavo perché ha matchato un Mizuno. Esatto, così hai coperto tutte quante le cose in teoria. E infatti ha tirato, vedi? Ok, vediamo Kals. Vediamo Kals. Oh, bravo, finalmente. Grazie Kals. Finalmente. Sì, qua sei giustificato a risolare malamente perché... Finalmente. Ok, sembra che la teoria che Kals prenda qualunque cosa azzeccando il pronostico sia corretta, dai. Smetterò di dire che quando Kals la blocca è RNG. È normale, d'ora in poi. Allora, avanziamo un pochettino adesso. Coppia d'oro time. Ad illusione, contrasto. Vabbè, se critici che non servono a niente. Esatto. Però vabbè. Lui ha usato lì il contrasto per far scendere la stamina di Yuga in modo che poi tiri più forte. Ci interessa il giusto. Anche perché se non sbaglio l'ho messo laterale, quindi è difficile che andrà a tiro con lui. Ok. Ok. Bene. Bella giocata. Ah, ok. Secondo me non è male questo. Ok, ce l'ha solo A il contrasto. Speriamo. E non ha il maestro del centrocampo. Secondo me col dribbling passi. Speriamo. Forse. Vediamo. Non sono molto convinto. Rimpallata. Troppi legami. Troppe stazze. Vuole costringermi a fare pressing, ma io non ci casco. Vediamo un po' se
Col cavolo! Vediamo un po' chi c'ha di davanti, è un po' di gente. Non passare. Non passare. Secondo me... Uno, due. Proviamoci, dai. Secondo me dribbla, però lo sai. Infatti. Però non gliel'avresti presa lo stesso con quello di corpo vigoroso. Col cavolo. No, è scatole di base. No, è bello forte, magari averlo preso. Lo so, ma non l'ho preso neanche io questo, quindi. Vuole scompormi la difesa, sì. Adesso carica il power shot. Ma deve passarla per forza, quindi via la prendi. Quindi via la prendi. Andiamo. No. Dai! Xion! Non lo volete capire, Smith! Smith lo asfalta Michael! L'avete già visto in video da me! Smith! A Michael lo asfalta! No! Chi c'è? Intercetto! Vabbè! Tiger Brand! Che ansia sto qui! Non si capisce nulla con questa rete! Non so manco chi cavolo ci sia dalla mia parte! LOL! Boh! Sì, la connessione è da rivedere, Xion, comunque. Dai! Cioè, è un'ansia. Cioè, a chi l'ha passata adesso? Adesso c'è il full power up, che lo so. Sì. Cosa gli è sigillato? Il tiro, vabbè. Cioè... 3, 9, 6... Allora, 169, 301... Vediamo un po' se gliela legge, non so farlo morire adesso. Dribbling. Ma passa, troppo forte si basa. Poi Mizugi ormai è troppo vecchia come carta, se non lo sistemano rifacendogli le latenti come hanno dichiarato per molti giocatori, difficile che possa vedersela con i nuovi mostri Mizugi. Dovevi tirare. Adesso bisogna capire che cosa vuol fare. Se vuole tirare da lì o se vuole avanzare. Per non saperne leggere né scrivere. Cos'è il blocco? Sì. Vediamo un po'. Ha tirato! Cas, sono nei tuoi piedi. Lei è molto costato, visto che la prende. E Kals si triggera! ti ha fregato! Ti ha fregato, Xion! Ti ha fregato, te l'ha letta! Niente da dire, cioè Tsuki praticamente è perfetta nelle letture oggi. Più o meno. Questo praticamente. Che ansia! Non si capisce niente! Già. Sì, vabbè. Blocca il suo, il mio. A Genzo l'ha data, buono. Grazie. Mi sa che anche lui sta giocando male per la connessione, perché questo passaggio è come e quello niente. Del primo tempo. Fammi mandare lo sticker. Konnichiwa. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh, vai, non me lo faccio tirare bene. Ecco, vai. Le baguette. E niente, io ve l'ho detto che... gli scienziati forse davvero fuori. Aspetta, ma hai visto quanti legami aveva? Sì, ma dai, adesso vedrete. Ha tirato Misaki! Vabbè, quello è un gol di RNG puro e fin lì ci siamo. Ma tu un tiro l'hai fatto. Non gli hai fatto fare un tiro, non vorrei dire. Cioè, gran partita di Tsuki, a mio avviso. Ve l'ho detto, non avendola sfidata per tanto tempo, lei oggi, come diceva un film molto famoso, Xion oggi era freddo, invece lei era calda e adirata. Oh, il gol a freddo. Chi capisce la citazione, ovviamente, è vecchio, perché il film è molto vecchio. E niente, speriamo che vi siate divertiti
Prima della prossima fantastica amichevole con i Giocobini, Zucchi vi invita a seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, anche il nostro servizio di Discord, iscrivetevi al canale, condividete, se ti piace, attivate la campanella, supportateci con tutte queste azioni, passate a trovare i nostri amici della community italiana di Captain Tsubasa su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao! Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo, non vorrai mica far arrabbiare Bocco. Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta, cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverai due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine, ci vediamo qui alla prossima!